Convegno Europa, Resistenza, Memoria e Progetto in 70 anni della liberazione, organizzato dal Comitato Provinciale di Condannati, oltre ad avere un interesse per i suoi contenuti, costituisce un'iniziativa di particolare importanza perché ribadisce il valore essenziale della memoria dello studio delle dittature nazifasciste, della liberazione, di ciò che ancora oggi costituisce una minaccia. È bene che le iniziative necessarie degli amministratori parlamentari democratici antifascisti, contraventi, che anche nel nostro territorio vengono concrete e visibili questa rinnovata necessità di vigilanza, siano accompagnate da una coscienza civica alla quale il convegno organizzato nell'ambito di CON contribuirà, come sempre, a dare fondamenti. La nostra città, che ospita il monumento alla resistenza europea, di cui nel convegno, oltre a studiosi qualificati, parlerà Renzo Pini, che voglio abbracciare e ringraziare per il suo impegno costante e straordinario, deve, può, anche con iniziative come quella dell'ambito di CON, essere in prima fila nell'esaminare nuovi fenomeni nazionali ed europei per proporre idee e sollecitare la partecipazione democratica. Questo è il messaggio dell'onorevole Braga. Auguro a tutti un buon festival.